Buongiorno a tutti. Allora, ieri mi avete mandato delle immagini, un video dove Sfera Ebbasta si attaccava con Tony F e praticamente facevano a gara a chi c'aveva più cose. Praticamente ho visto scene raccapriccianti, soprattutto perché in questo momento storico dove l'Italia sta passando un periodo di fame. Stiamo passando un periodo di fame e questi ragazzi, giustamente, perché se i soldi ce l'hanno è giusto pure che stentino e lo facciano vedere, no? Stavano a far gara a chi aveva più pantaloni, ogni pantalone di quelli costa 1.000 euro, dicevano. Io sinceramente non so manco di che stiamo a parlare. Io Sfera Ebbasta ho sentito la prima volta di voi, perché sennò pensavo fosse una palletta. E basta, e che vi stava a dire? E quindi facevano a gara a chi c'aveva più cose. Poi è uscito un altro video, sempre per colpa vostra, perché io sinceramente non sapevo nemmeno l'esistenza di questa ragazza. Si chiama Samantha Fox, la Megan Gilor, Megan Filor, Mega qualcosa. Praticamente questa dentro uno studio ospite da Barbara D'Urso. Diceva che a lei ci vogliono 1 milione d'euro al mese. Di che stiamo a parlare? Cara mega, come cazzo ti chiami? Io nemmeno lo so, ma tu ti rendi conto di quello che dici? Io spero tu stia scherzando. Perché fosse stato per me, non è che andavi per cartoni, andavi per chiese a chiedere elemosina davvero. Ma io non me la prendo con te. Poi mi fate le critiche a me che sono un bandito, che sono ex criminale. Voi vi seguite questi personaggi che sono la rovina dell'Italia e voi mi additate a me che dico le cose, i tatuaggi, ho fatto i reati per tutta la vita, mi sto riprendendo e sto costruendo un impero, sto costruendo un'attività. Voi invece di rompere il cazzo a me, andate a rompere il cazzo a sti buffoni. Samantha Fox è qua, ma vi rendete conto te? Va a rubà. Tu devi andare a lavorare, va a fare la commessa, Samantha Fox, che è meglio, dare il